E brevissimo aggiornamento anche sul caso di Mara Favro. Facciamo questo brevissimo aggiornamento perché quando mi si dice, ecco, a volte io non riesco a leggere tutti i commenti, a volte me ne segnalano qualcuno, mi si dice: ma perché fare video quando non ci sono novità? E io ogni volta devo dire le stesse cose. Le novità non fanno parte di questo canale. Ecco, questo purtroppo, può piacere o meno, è un canale dove si ragiona, dove si parla. Si parla, ho detto mille volte, che si parla come se fossimo al tavolino di un bar, seduti. Faccio finta che invece di essere, non so, in 10.000 o 20.000 o 15.000 o 30.000, siamo in 4, in 5 e parliamo, ragioniamo. Il ragionamento è qualcosa che fa bene. Non è che qui siamo a stabilire delle verità assolute o che sappiamo o che imponiamo delle cose. No, bisogna ragionare. E quindi non sono novità. Le novità, dove c'è il telegiornale, ci sono altri canali che dicono tutte le varie cose, ma ci sono tanti episodi, piccoli e grandi, che succedono tutti i giorni, a decine, a centinaia forse. Piccoli e grandi episodi, quali novità? Quali novità? Ma volete che nei casi di cronaca che magari si sviluppano nel corso di anni e anni, ogni giorno si abbia novità? No, però ogni giorno ci può essere una riflessione che può piacere, non piacere, ma io sono abituato a riflettere e soprattutto a riflettere a mente libera. Onesto intellettualmente, cosa significa onesto intellettualmente? Che quello che penso lo penso io, può essere che sia sbagliato, ma lo penso io, senza ingerenze di alcuno, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. È pronto soprattutto a cambiare idea. Vedete, Oscar Wilde diceva: solo gli stupidi non cambiano idea. È una grande verità. Si cambia idea, a ragion veduta si cambia idea. A me è capitato tante volte di farlo. È come cambiare idea alla luce di fatti nuovi. Alla luce di fatti nuovi. Vedi una persona, ma anche nella vita capita. Quante volte nelle conoscenze che non sono ancora diventate amicizie, una persona ti sembra di un certo tipo, poi magari dici: no, ma non è così, nel bene o nel male. Quindi ecco che anche per il caso di Mara Favro, noi è importante che diciamo delle cose, anche in assenza di novità, per mantenere viva l'attenzione anche su questo caso. Ora siamo rimasti al rimpallo delle responsabilità. Domani iniziano le operazioni su questa Fiat Panda. Domani o oggi non ricordo, ma comunque iniziano queste operazioni che sono importanti, forse non sono decisive, ma sono importanti perché al di là di quello che esce, ma bisogna capire chi mente. Ma voi pensate, qui siamo al gioco dell'assurdo, perché c'è un rimpallo di responsabilità, ma non solo fra questi due, ma ci sta questo peruviano che è un altro ex dipendente, proprietario di questa Fiat Panda, che dice: non è vero che loro avevano la macchina, perché la macchina era senza la batteria e stava ferma. Ora, perché lo dice quest'uomo? Perché è ammattito? Perché sembra che la macchina invece ci sia. E soprattutto se poi magari esce qualcosa del DNA di Mara, vuol dire che il peruviano stava ubriaco quella sera, o perché dice fino al giorno 11 non si è mossa di qua la macchina? Poi quest'altro bravo signore, Vincenzo Detto Luca, dice: è sceso con Cosimo. E Cosimo cosa dice? Dice: sì, sono sceso, però guidava lei. In un primo momento aveva detto di no. Poi dice: sì, però non sono stato l'ultimo a stare con lei. L'ultimo ad averla vista è Vincenzo, perché dice:
Io, dato che sono una persona molto per bene, l'ho accompagnata a casa. Lei aveva dimenticato le chiavi, visto che sono una persona molto per bene, ho detto: io ti lascio in mezzo alla strada, cara mia, che cosa vuoi da me? Io ho un appuntamento con una fidanzata, una donna, qualcuno. Allora lei, chissà come, trova un camionista polacco, di polacco, diciamo ucraino, inventiamoci una nazionalità, tanto questo non c'è, non esiste, chissà. Insomma, arriva di nuovo, chissà come, da Vincenzo, questo bravo giovane Vincenzo Luca, detto Luca, che l'accoglie a braccia aperte, dice: eh sì, in effetti, allora sono stato io l'ultimo a vederla, ma dato che erano le 3 passate di notte, io gli ho offerto di dormire qua, perché come faceva a tornare di nuovo lei da sola a piedi? Lei si è fermata, perché poi giustamente, essendo appena le 3 passate, lei si è fumata una sigaretta per poi mettersi in cammino, e dice: no, lei ha rifiutato, perché dice: no, io non posso aspettare domani mattina, perché domani mattina c'ho appuntamento presto con un, mi sembra, carabiniere, finanziere, carabiniere, una cosa del genere. Non si sa fare cose, poi forse un conoscente, un costeggiatore, non so chi è, ma poi queste cose fatte all'alba, non lo so, di prima mattina, alle 6, alle 7, cose stranissime. Ma questo è ipse dixit, sempre ipse dixit, lo dice lui. E allora, e lei, dobbiamo credere che quindi una volta fumata la sigaretta, e se ne va così allegramente. Poi in questa intervista questo Vincenzo Luca si difende anche dall'accusa di dire: ma quale donna, tutti quanti si licenziano, queste voci su questa pizzeria di ragazze, quali, dice: no, ma quando mai, da me stanno bene, però fatto sta che se ne vanno quasi tutti. No, ma io soprattutto con Mara, un rapporto bellissimo, parlavamo pure sempre in presenza della mia compagna, anzi lei aveva pure, diceva a un certo punto, lei aveva pure l'abitudine di parlare mettendo le mani addosso, di toccare. Io le dicevo pure: non fare così, che sembra brutto che mi metti le mani addosso. Non lo so, vedete, poi in questa pizzeria il cuoco che c'era all'epoca non c'è più, è raggiunto telefonicamente, dice: non mi mettete in mezzo a me queste cose, non mi mettete in mezzo a me, non voglio sapere niente. Cosimo che no, non ci sta più, se n'è andato via, perché no, non mi trovavo bene, non mi sentivo bene. Beh, ma vedete, allora, qualcosa è successo, e sono d'accordo con la maggioranza di voi che mi scrivete: lei da lì non è uscita. E Vincenzo dice: ma come da qui non è uscita? Ma come, dice? Io ho fatto vedere ai carabinieri, ai bravi carabinieri, ai poliziotti, ho fatto vedere le stanze, i depositi, e non c'era. Eh sì, perché poi se si dovesse pensare male, cosa bisognerebbe pensare? Che la trovavano lì nella stanza? Se si pensa male, si pensa male fino in fondo, no? Non è che... E quindi vediamo cosa esce dalla macchina. Sembra sia sicuro che lei sia salita in questa macchina. Poi il resto dipenderà se qualcuno di loro dice qualcosa in più, se esce qualche testimone, se questo camionista polacco, esiste questo camionista polacco, dove magari si rintracciasse questo camionista polacco che potrebbe dire: sì, è vero. Come si fa, ad esempio, questo Cosimo a dire: no, io avevo appuntamento con la ragazza e la lascia lì in mezzo alla strada e se ne va? Anche se fosse stato vero, caro galantuomo di Cosimo, anche se fosse stato vero, caro galantuomo, che sei di Napoli come me e mi dispiace, come avevi perso 10 minuti ad accompagnarla all'andata, l'avresti perso altri 10 minuti. Che poi aveva appuntamento, bastava una telefonata e dire:
è successo un impedimento, faccio 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti di ritardo, non era, credo, la fine del mondo questa cosa qui. Vabbè, questo era il ragionamento, era il commento per mantenere, giusto per mantenere viva l'attenzione su Mara Favro. Poi vediamo cosa succede. Grazie e buona giornata, un abbraccio a tutti quanti voi.